Ben ritrovati su SM Radio, sono Simona Bonaura e vi do il benvenuto alla rubrica Leggendo, Pensando, un appuntamento con il mondo della lettura, della cultura e di tutto ciò che ruota intorno ad esso. Oggi abbiamo un ospite molto gradito, qual è Ernesto Maillet. Benvenuto Ernesto. Ben trovate a voi, grazie dell'invito, sono a vostra disposizione. Ernesto, tu sei un attore di cinema, teatro, TV, e è un momento particolare. Vorrei proprio iniziare questa nostra chiacchierata chiedendoti come stai vivendo questo momento. Lo sto vivendo tranquillamente perché io devi sapere che sono, essendo che il mio mestiere mi ha portato sempre in giro, lontano. Le tournée di una volta erano addirittura di 7-8 mesi, infatti si paragonavano molti ai marittimi di Torre del Greco, no? Che partono. Mia moglie si sentiva la moglie di un marittimo. Per cui, niente, io sono stato sempre lontano da casa, ma questo stare in casa forzato a me piace, nel senso che io sono stato poi sempre un pantofolaro, mi piace la casa, la vivo bene. Ci sto bene in casa. Ho E capito. adesso niente, io occupo le mie giornate, innanzitutto con l'affetto di mia moglie, di mia sorella che viviamo in casa. Stiamo vivendo dei momenti che ci sfuggivano spesso. Ci incontravamo soltanto a pranzo, invece ora ci incontriamo tutta la giornata, questo è meraviglioso. E niente, mi sto passando tra un po' di Facebook, un po' di WhatsApp. Le videochiamate con gli amici, le videoconferenze. L'altro ieri ho fatto una videoconferenza che è stata bellissima. Si parlava con gente di tutto il mondo, del mondo artistico tra l'altro, e quindi così faccio leggendo, un po' di cruciverba, e È sto leggendo. un po' l'altra faccia della medaglia, ecco, a parte l'aspetto negativo, ognuno può trovare l'aspetto positivo, che è proprio quello di recuperare un po' i rapporti, tra virgolette, che magari la vita quotidiana non ci permette di recuperare. Volevo dire una cosa, a proposito di quello che tu hai detto, una cosa bella che a mio avviso va detta di te, che tu comunque sei un attore, come hai detto, che sei spesso in giro, però hai deciso di rimanere nella tua Torre del Greco. È bella questa scelta che tu hai fatto. Innanzitutto devi sapere che ti devo correggere perché la mia no, Torre del Greco, io Torre del Greco la amo più dei torresi perché io non sono torrese, Ah, io ecco. sono napoletano. La Sì. mia è stata una scelta di vita venire a vivere a Torre del Ah, ecco, Greco. quindi hai fatto una scelta, però poi sei rimasto lì e quindi è bello che non magari sia andata a Roma come la versi, diciamo. No, sono oltre 40 anni che vivo a Torre del Greco e ci sto bene, mi trovo bene. Torre del Greco ha i difetti che hanno tutte le grandi città, tutte le città, perché comunque Torre del Greco è una città penalizzata che non può diventare provincia perché comunque sta a pochi chilometri da Napoli, ma ha tutte le caratteristiche sia territoriali che Certo. come volume di abitanti, che siamo tantissimi, insomma, no? Certo, Per certo. cui poi comunque Torre del Greco io vengo ad abitare perché comunque erano prima di me hanno abitato persone illustri, c'è stato Giacomo Leopardi, c'è stato il presidente De Nicola, insomma ci sono stati attori bravissimi che mi hanno preceduto, insomma Ricordiamo anche Di quindi Piello, che è io comunque di Spiello Torre del appunto, Greco, come no, esatto. Vabbè, ce ne sono certo, diversi, giustamente. per Ma ritorniamo al cui tuo ho scelto lavoro. di abitare qua io. Beh, certo, Dimmi. perciò è bello comunque che tu lo abbia fatto. Ecco, mi faceva piacere ricordare questo aspetto, ricordando che sei di Napoli, però. Sì. Ritorniamo al tuo lavoro e leggevo che tu nel 2019 eri o attualmente in uscita con due film, Il sindaco di Rione Sanità e Attenti al gorilla con Miniero, però mi dicevi che ce n'erano altri in uscita. Sì. C'ho altri film in uscita che dovevano proprio uscire in primavera, dove sono coprotagonista, anzi addirittura dunque nel Ladro di Cardellini con la regia di Carlo Ruglio, sono coprotagonista insieme a Nando Paone e c'è un cast eccezionale che non vado a nominare perché ho paura di dimenticare qualcuno e potrebbe essere un'offesa per chi mi dimentica. Comunque un cast bellissimo, tutti attori napoletani, i migliori che ci stanno, e poi doveva uscire
anime borboniche, dove sono proprio protagonista, mm. insieme al suo figlio il giudice, che fa la parte di mia moglie, una storia d'amore diversa, diversa da quello che siamo abituati a vedere, una storia d'amore molto bella, tenera, carica di affetto, bello. E poi c'ho anche un altro film, la natura degli angeli, cioè, c'ho 3-4 film che dovevano uscire, ma è tutto bloccato. È in attesa di capire come e quando poi avverrà, perché comunque adesso stiamo per entrare nella fase 2, quindi magari qualcosa cambierà e quindi potrete essere più sicuri, diciamo, delle date di uscita. E invece a teatro, anche a teatro, giusto? Eri per una bomba in meno? Sì, in teatro avevo molte date per una bomba in meno, che sono state praticamente stanno in sospeso. È uno spettacolo dove io parlo proprio della mia vita, e quindi uno spettacolo autobiografico, dove proprio racconto la nascita di come ho scelto di fare questo mestiere, insomma è tutto molto bello. L'ho fatto già l'anno scorso a San Carluccio, l'ho fatto già, e questo era il secondo anno di repliche, e niente, siamo fermi come tanti miei colleghi. La regia di questo spettacolo chi la firmava? La regia la firmava mio figlio Massimo. Che lui è il peggiore critico mio, quindi è colui che mi trova tutti i difetti, mi corregge e mi pulisce. Perché il mestiere di genitore, fino a un certo punto tu devi educare i tuoi figli, poi sono loro che educano te, perché i tempi cambiano. E allora poiché voglio rimanere giovane, dico a loro di correggermi ogni qualvolta, non voglio rimanere vecchio, non voglio fare la parte pedante del vecchio, e dico ai miei figli: correggetemi. Ed è bello questo, perché comunque è una sorta di rincorrersi, no? Prima i genitori, poi i figli, è un po' quello che è, diciamo, la vita in generale, come dicevi tu, prima sono i genitori che insegnano i figli, poi magari i figli riescono a dare un senso della modernità che magari ai genitori può sfuggire, ed è bello questo rincorrersi. È una maniera pure per non farti mettere l'etichetta di vecchio, per sentirsi giovane, insomma, ecco. Perché io ho sempre amato i giovani, ho 3 figli poi, ma io ho sempre lavorato con i giovani, e ho avuto sempre che i giovani hanno sempre qualcosa di nuovo, come diceva, l'ha detto qualcuno molto più importante di me, Gianni, e mi sono d'accordo, i giovani hanno sempre una ventata di roba nuova, i vecchi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto, insomma. Quindi io, per me, apprendo più dai giovani che dai vecchi. Certo, perché è un rinnovo, magari, di emozioni che si sono già provati. Ernesto, questa rubrica parla di libri. Tu che sei un attore, quindi ne hai letti di libri anche per esigenze lavorative. Però tu che tipo di lettore sei? Che tipo di lettore ti definisci? Ma io amo i racconti belli, ma soprattutto a me mi piace molto leggere le poesie, amo molto la poesia, infatti io leggo, in questi giorni sto leggendo molto, ho riscoperto le poesie di Eduardo, ho riscoperto Viviani, ho riscoperto Ferdinando Russo, ho riscoperto García Lorca, ho un po' di poesie in giro, un po' di libri di poesie, perché sono stato sempre un cultore di poesie e mi piacciono. Poi i libri, insomma, racconti, romanzi, insomma, di meno, perché sai che c'è, sono un brutto difetto. Dimentico quello che ho letto il giorno prima. Allora un libro lo devo finire tutto in una giornata o no? E quindi questo è il problema. Perché certo, Se no devo ricominciare da capo e non finisco mai in un libro. E allora preferisco... invece di vedere, poi sai, leggo tante commedie, tanti racconti, copioni che mi mandano, perché sono decine e decine di copioni che mi mandano, e teatrali e cinematografici, quindi comunque
sei costretto poi a leggere queste cose qua, insomma, no? Ma in effetti, come dicevi tu, anche la poesia è un'isola felice, perché la poesia è un luogo dove possiamo in qualche modo lasciarci trasportare. La poesia è qualcosa di... Sì, è bello, la poesia ti fa viaggiare la fantasia, ti fa vedere tante cose belle e viceversa. Vabbè, la poesia piace. Detto proprio in maniera stringata, ma che fa capire fino in fondo quello che stiamo dicendo. Se dovessi consigliare ai nostri ascoltatori una lettura, qualcosa da leggere, specialmente riferito a questo particolare momento che comunque stiamo vivendo, cosa ti sentiresti? Guarda, io è una battuta che ho sempre, è una cosa che sostengo da una vita, forse adesso tu riderai e probabilmente rideranno anche gli ascoltatori. Io ho un libro che consiglio a tutti quanti, a tutte le età, e sono convinto che dopo aver letto quel libro, anche se non leggi più nulla, vuol dire che quel libro è completissimo. Pinocchio. Quando hai letto Pinocchio, certo, hai letto tutto. In certo. Pinocchio c'è tutto. È tutto. Con l'odio di un'attualità unica. Certo. Grazie alla volpe, tutti i personaggi, Mangiafuoco, sono tutti personaggi che noi viviamo giorno per giorno con questa roba, no? Quanti gatti e volpi abbiamo incontrato nella nostra vita, quanti Mangiafuoco, quanti ignoranti, quanti lucignoli abbiamo incontrato. Ma teniamo un lucignolo che sta facendo paura. Quindi, È vero, allora, un momento di informazione che comunque ci riporta in un mondo che ognuno di noi da fanciullo ha vissuto, e quindi ognuno poi ne coglie gli aspetti, però un gatto e una volpe nella vita, come dicevi tu, l'abbiamo sempre incontrato, ognuno di noi. E qua di lucignolo, figlia mia. Certo, assolutamente. Sì. La mamma dei cretini è sempre incinta. Sono poche le fate turchine, sono poche, però fortunatamente pure ce ne sono, facendo poi un raffronto con l'opera, perché comunque incontriamo anche persone positive nella vita, e quindi è vero che c'è quello, ma c'è anche l'altro. Però mi trovo invece molto d'accordo con te, perché Pinocchio è veramente un romanzo molto importante. È completo, capisci? È un testo letterario completo, insomma. Assolutamente. Per assolutamente. Cui io dico sempre, pure ai nostri allievi a scuola, dico: ragazzi, avete letto Pinocchio? Perché Pinocchio è un testo completo, e infatti voi vedi, Garrone ha sentito l'esigenza di fare un Pinocchio, insomma, no? Una trasposizione, come no, certo, assolutamente, che ha avuto anche successo. Quindi è di un'attualità unica con Lodi, ma tutti i grandi capolavori sono sempre attuali, quindi Shakespeare con Lodi, insomma, sono Viviani, Edoardo si farà sempre, anche nel 3500 si farà sempre Edoardo. Certo, assolutamente, è vero, è così. Ernesto, noi ti ringraziamo di essere stato in nostra compagnia, perché ci hai raccontato un po' di te, di questo momento, e ci hai fatto anche sorridere un pochino, è cosa che non fa male. Grazie davvero di essere stati con noi, Ernesto. Grazie a voi dell'invito, e niente, ci vediamo presto con tutti quanti, a presto, assolutamente. Ci vediamo al bar. Ecco, ritorneremo proprio alla vita normale. Io ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.